da quando ero piccolo, fin dai primi anni dell'adolescenza, c'era veramente un interesse, una tendenza, una volontà nell'andare a capire, a scoprire, nel comprendere tutti i meccanismi che c'erano dietro, il benessere umano. Ci sono stati ovviamente degli eventi importanti a livello familiare, a livello personale. Durante l'adolescenza ho avuto una problematica fisica che all'inizio mi ha visto entrare all'interno di quello che è un po' il sistema che conosciamo e, come sappiamo, anche nel mio caso sono stato sballottato a destra e a sinistra per circa un anno e mezzo, senza arrivare al punto. Questo evento è stato molto, molto traumatico per quegli anni, avevo 15 anni, 16 anni, e da 16 anni ad oggi, che ne ho 28, tutti i giorni, devo dire in maniera molto, molto intensa, è stato veramente un processo di ricerca su tanti livelli, dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, dal punto di vista emozionale, dal punto di vista spirituale. Ad oggi sono molto focalizzato sull'aspetto fisico perché reputo che se non andiamo a sbloccare un potenziale a livello fisico in termini di energia, in termini di antiossidanti, in termini di respirazione, luce, utilizzo di quelle che sono le risorse naturali, molto spesso è difficile andare a muovere, andare a risvegliare anche quelli che sono i potenziali emotivi, i potenziali mentali e ciò che ci appartiene. Quindi questo è un pochino il quadro della situazione che oggi mi ha portato ad avere molta consapevolezza rispetto a tantissimi studi scientifici che ormai mettono in evidenza quali sono quelle chiavi, quali sono quei meccanismi, quali sono quei sistemi che possono veramente andare a aumentare lo stato vitale di una persona da 10 al 100%, andando poi a migliorare tutti gli aspetti interni, esterni, e tutto ciò che concerne il benessere dell'essere umano.